per me è banale parlare di luce per l'esterno, perché da sempre ho inteso l'intorno della casa come un altro spazio della casa. E quindi quello che cerco sempre di fare è di portare con coerenza le stesse poetiche che utilizzo dentro la casa anche nei giardini, sui terrazzi, nei balconi. Ho sempre avuto alcuni riferimenti nell'arte, primo fra tutti l'Impero delle Luci di Magritte. È un'opera che io amo particolarmente, in cui convivono la luce diurna e la luce notturna, dove c'è la luce del lampione, le luci delle finestre e nello stesso tempo la luce riflessa sull'acqua. Ci sono sostanzialmente tutti gli stati fondamentali della luce e per me in quell'opera c'è tutto quello che bisognerebbe sapere ogni volta che si porta la luce all'esterno. Oppure alcune foto di Luigi Ghirri, che è un altro artista che amo all'infinito, dove ho sempre ammirato un certo tipo di luce urbana o un certo tipo di luce che dalle case esce verso l'esterno. Applico 5 paradigmi, 5 regole per portare e utilizzare la luce all'esterno, anche se non mi piace molto parlare di regole, perché credo che fare luce non sia una scienza esatta. La luce delle finestre è il modo più semplice di utilizzare la luce all'esterno, nel senso che è la luce che viene da dentro e che talvolta può illuminare perfettamente l'intorno della casa. Poi c'è la luce delle soglie, è un utilizzo simbolico della luce, nel senso che personalmente mi piace accogliere e congedare le persone sugli ingressi con una bellissima luce. La luce dei percorsi, ossia la luce come strumento per condurre le persone lungo i percorsi oppure scandire le gerarchie degli spazi e delle funzioni. Luce come profondità, cioè la possibilità di utilizzare la luce per creare una visione tridimensionale dello spazio. Mi piace talvolta mettere una luce sotto un albero là in fondo. E infine la luce dell'incontro. Incontrarsi, faccio un esempio, in una serata di maggio intorno a un tavolo con una bellissima luce dedicata è fantastico. Gli spazi esterni non hanno soffitto, hanno solo il cielo stellato ed è per questo che abbiamo sviluppato nel tempo, e forse siamo stati i primi, alcune soluzioni a batteria ricaricabile.